Allora, anch'io ero a Genova durante i giorni dell'anti-G8 con la mia videocamera, come tante altre persone, per appoggiare il movimento, insomma. E non mi aspettavo di vedere così tanta violenza e soprattutto di dover subire l'idiozia e l'arroganza delle cosiddette forze dell'ordine. Non ho ripreso tutto quello che ho visto, era impossibile. Ma la foto che state vedendo adesso l'ha scattata una persona che non conoscevo. Siamo io e Diane, che scappiamo dai fumogeni di un'ennesima e assurda carica della polizia. Con me in quei giorni c'era anche Lello, lo vedrete in diverse riprese nel video, che si era portato con sé un mini registratore per registrare, per ricordare, per non dimenticare, insomma, i pensieri che gli venivano in mente, per cercare poi, in seguito, di riflettere su quello che stava accadendo. Infatti, ce lo dicevamo spesso, sembrava di assistere a qualche cosa di comunque già visto. Giovedì 19 luglio, ore 15:30. Tutto va nel migliore dei modi, nel peggiore dei mondi possibili. Ma voi abitate qui? Io abito dietro Palazzo Ducale e ho il terrazzo che dà sullo scalone del Palazzo Ducale. Mi ritrovo tre cecchini sul terrazzo. Quando mi hanno detto, io gli ho detto, veramente ho affittato la CNN, e questo rideva e mi ha detto, no, guardi, noi possiamo espropriarla per pubblica, ragione di pubblica utilità. Giovedì 19 luglio, ore 17:12. Sofì, io non so cosa sia quella cosa che tu chiami rivoluzione, ma puoi festeggiare quel giorno di maggio. Possediamo questo ricordo mentre tanti altri ricordi sono stati cancellati, scariche della nostra collera che non hanno lasciato tracce. E avere questo è meglio che non averlo, è meglio averlo fatto. E poi, Sofì, chiamalo come vuoi e fanne quel che vuoi, la storia non merita di più. Dall'altra parte.
Venerdì 20 luglio, ore 11:31. In realtà, perduto del tutto il senno, venne a concepire il più stravagante proposito che giammai pazzo ebbe nel mondo. E fu che gli parve conveniente e necessario, così per il trionfo del suo onore come per il servizio della Repubblica, armarsi cavaliere errante e avviarsi per tutto il mondo con le sue armi e il cavallo, in cerca d'avventure, esercitandosi in quelle cose in cui i cavalieri erranti si esercitavano, riparando i torti degli uomini e affrontando occasioni e pericoli. E la prima cosa che fece fu di ripulire certe armi appartenute ai suoi bisavoli, che arrugginite e coperte di verderame da lunghi secoli erano abbandonate e dimenticate in un canto. Ho pensato di proteggermi, ho pensato, mi sono messa un bel pezzo di gomma piuma davanti, bei cuscinetti, in questa maniera dovrei essere abbastanza libera per poter riuscire, libera per modo di dire ovviamente, per riuscire a poter provare a entrare col mio corpo nella zona rossa. Quindi tutti quanti continuino a fare le protezioni perché all'una si parte. Nessun tipo di atteggiamento e meno che meno di strumento di tipo aggressivo. Tutti quelli che si stanno aggirando con meno male quant'altro sono invitati a lasciarli per terra, a lasciarli qua e a non portare fuori di qua nessun strumento di offesa. L'annuncio è chiarissimo. La manifestazione in questo luogo non si muove fino a quando tutte le persone presenti all'interno non garantiranno questo tipo di comportamento. Bravo! Venerdì 20 luglio, ore 12:40. Fanciulli, voi non avete fatto ogni cosa. Lavate via il resto, tutta questa quaresima. Lavate via l'anatema, voi avete la maledizione in casa. Hanno tanta roba che vi affogano dentro.
posso dire, ma il povero non ha messo niente. Ma non stavo aspettando arrivassero fino a qua. No, no. Se l'ha attaccato loro, ha attaccato loro. Ha fatto contro fagotto. Mangiando panini. Venerdì 20 luglio, ore 14:21. Camminare in direzione di posti che non si possono raggiungere camminando è un'abitudine che bisogna perdere. Parlare di faccende che non si possono decidere parlando è un'abitudine che bisogna perdere. Birra? Birra ce l'ho? Dov'è birra? Pensare intorno a problemi che non si possono risolvere pensando è un'abitudine che bisogna perdere, diceva Metti. Venerdì 20 luglio, pomeriggio. Oh Sofì, mia cicciottina, tu dici la storia, ma non significa nulla. Ci sono talmente tante vite, talmente tanti destini e così tanti tracciati anche solo per il nostro cammino. Tu dici la storia, io dico le storie.
quello che tu credi gambo della nostra manioca non è che uno stelo fra gli altri. Venerdì 20 luglio, ore 16:30. Ehi, ragazzi, la vita non è poi così preziosa. Sentite le condizioni: tribolare, emigrare, ammalare. Ospedali, camorre, prigioni. Ehi, ragazzi, la guerra non è poi tanto cattiva, almeno nelle antiche storie alla fine si moriva. Io ho paura di andare di là. No, signore, tranquillo, vada. Non c'è niente di là. No, gente per i lacrimogeni. Questo è uno dei portali. Ci portiamo via. Stavo aiutavano i ragazzi e questi bastardi ci hanno buttato i lacrimogeni, i vecchi di 70 anni e passa, aiutavano i ragazzi e gli stronzi hanno buttato i lacrimogeni, li hanno buttati vicino a loro, l'ho visto io con gli occhi miei, capito? Per quello che riuscivo a vedere, perché i lacrimogeni me li sono beccati, in momenti me li sono beccati in faccia. Sono sparati i lacrimogeni dentro un'ambulanza. Dentro un'ambulanza? Dentro un'ambulanza, prendendo dei medici.
Colirio, dice lei Colirio. Acqua, oh, qui da un po' d'acqua. Venerdì 20 luglio ore 17:45. I morti sono sempre più indocili. Prima era facile trattarli, gli davamo un colletto duro, un fiore, lo davamo i loro nomi in una lunga lista. Il cadavere firmava in onore alla memoria, tornava alla sua fila e marciava al ritmo della nostra vecchia musica. Ma cosa ci vuoi fare? I morti sono cambiati da quei tempi. Oggi diventano ironici, fanno domande, mi sembra che facciano i conti di essere sempre più in maggioranza. Thank you.
assassine! Sparate adesso che c'è tutto il mondo a vedervi, dai! Dai, perché non ci... Non fate ci... i bagni adesso! No. Guardate, venite da Roma, mandatevene a Roma, vai! Schifo! Sei carne e gomma! A una vita! Assassini! Assassini! Guardate cosa avete fatto, guardate! Non si nasconde quello che avete fatto! Ecco! 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 Non sono capaci di questo! Sedetevi per terra, giù, giù, giù! Per terra! Giù, giù, giù! Per terra i piedi non è quello che conta, però siamo qua! Stay away! Go! Ecco, bravi, fate l'unica cosa che avete la dignità di fare, andate a fanculo da un'altra parte! Andate a fanculo! Mi scusi così, ma aiutate per favore. No, ti dico tutto, però uno di loro mi ha preso e mi ha buttato per terra. Uno di loro, ho cercato di identificarlo, l'hanno spostato. Te lo giuro, adesso vi metto. Dimmi, poliziotto. Un poliziotto. Che cosa ha fatto?
No ragazzi, non voglio fare queste cose, siamo nel Truman Show, hai capito che ti ho detto? Non me ne frega un cazzo così. Lo voglio fare, serio. Andiamo a prendere nome e cognome, conosco il prefetto qua. Lo denuncio, non lo può fare. Senza la questione da fare. Senza le mani, non lo so. No, bisogna. Ma guardi, io non lo sto toccando. Se ha da dirmi qualcosa in privato. No, in privato. No, in privato, in pubblico. È tutto pubblico. È tutto pubblico. Non c'è niente di privato qua. È tutto pubblico. Voglio solo che lei chiama. Tu sei che non mi devi mangiare. Voglio solo. Senti, non dare le comitate. Ci fate lavorare, mi spinge. È così che rispondi. Posso parlare un attimo? Posso parlare? No! Sono stato io il coinvolto, voglio parlare a quattro occhi col signore che mi ha buttato per terra. Lo perdono, però deve uscire col... che c'ha i coglioni così, che è un uomo e non un poliziotto di era una divisa come me, di era questa divisa tipo pazzetto. Stavamo girando il film Verità, mo ve lo dico. Film Verità, sono andato nei... a girare nei campi, volevano... Vabbè, non siamo, avete capito o no? Siamo tutti pupazzetti di una, del Truman Show, siamo entrati in un ruolo. Tu c'hai, se ti vogliono sparare a te, stai sul cazzo, preside, sparano. Se vogliono sparare a un poliziotto, lo individui. Ecco perché loro sono perdenti. Perché li vedi solo nella divisa, loro pure c'hanno un cuore, capito? Pasolini non era un coglione, capito ragazzi? Svegliatevi, io ieri ho visto assistito a delle violenze, non volevo mai assistere alla verità. Volevo buttare le macchine fotografiche, ho visto delle cose da paura, capito? Sono stato male, volevo rifacciamo pace anche, però fate uscire il colpevole che mi ha colpito, per favore, un po' di coraggio qual è? Poi se vi dicono vigliacchi, perché non uscite fuori? Zitto, toglietevi le maschere girate, invertiamo, le sei squadre con me andiamo, vai! Vai! Io di sei squadre, c'è stato uno che dirige. Capito, ma hai sentito il discorso mio? Me la dico, me la dico, la mia signora andiamo dal questore. Sì, io vengo con lei, guardi, se posso dire, io me ne vengo così. Sabato 21 luglio ore 12:30. Uscire dallo spazio che su di noi hanno incurvato secoli e secoli è l'atto più bello che si possa compiere. Quasi nemmeno ci rendiamo conto delle nostre tacite obbedienze e automatiche sottomissioni, ma ce le possono svelare, dandoci un orrore salutare, i momenti di spassionata osservazione, quando scatta il dono di chiaroveggenza e libertà. E al di là dei recinti dove si sta rinchiusi, si spalanca l'immensa distesa del possibile.
mettiamole loro! Se no arrivano sul retro del corteo e fanno il macello! Ricordatevi che è morto e lo avrete nella coscienza, fascisti di merda! Le montagne stanno perdendo la gente fina! La mattina prima della manifestazione, Diana aveva comprato un po' di limoni che servono a calmare l'effetto dei lacrimogeni e a riuscire di nuovo a tenere gli occhi aperti. È fondamentale, e non solo certo per fare le riprese. Quando per caso ho visto questa foto mi sono molto stupito, perché non capivo perché quel ragazzo l'aveva scattata, non mi sembrava particolarmente interessante. Ma poi, dopo un po' che la guardavo, mi è venuto in mente un affresco del Masaccio. Forse un po' azzardato, ma io e Diana abbiamo la stessa postura di quell'affresco, che è la cacciata dal paradiso terrestre. Forza. Chiamate gente che fotografa! E il portavoce, chiamate un funzionario. Fatemi passare. Chiamate il funzionario. Voglio vedere cosa chiamarlo. Avete fatto. Voi dovete chiamarlo. Chiamate chi è. Uno dei miei appena andato a chiamarlo. Non capisco cosa è. Uno dei miei appena andato a chiamarlo. Non chiamate il funzionario. Voglio sapere cosa avete fatto. Se però non si sposta, festa. Non riusciamo a trovare.